L'atelier nasce nel 98, quando ho preso questo posto e ho iniziato a metterlo a posto, a renderlo utilizzabile come laboratorio di creazione e studio. Sono per metà svedese, metà italiano, quindi un po' ho un'origine misto. Sono sempre stato alla ricerca così di un mondo intermedio tra queste due realtà che mi hanno sempre affascinato. Quindi, per esempio, il tema della mitologia scandinava è un tema che ho sempre cercato di seguire molto, anche perché il tema mitologico è interessante da un certo punto di vista, che ti lascia lo spazio per immaginare delle cose che nessuno ha mai visto realmente, perché non conosciamo in retroscena che possono esserci stati storici nella mitologia. Tutto quello che è narrato nella mitologia può essere immaginato, ricostruito attraverso disegni, fantasie, sculture, e quindi è un elemento di ispirazione molto importante. Quello che vedete appeso lì è una fenice, quindi anche questo è un animale che in realtà non è mai stato scoperto, uno scheletro o una fenice reale, viva. Quindi io l'ho immaginata così. E poi questo è un macairodonte, anche questo un po' rielaborato. Macairodonte sarebbe la tigre dai denti a sciabola, quindi sarebbe uno scheletro ispirato a questo animale. Mentre questo che vediamo qua sopra è un pliosauro, che è un animale marino, è ispirato anche questo da una ricostruzione che c'è al Museo di Storia Naturale di Milano. E questi rappresentano la serie Sleipnir, che è una serie di cavalli di Odino, perché Sleipnir è il cavallo di Odino, e quindi sono un'interpretazione di questo animale mitologico, della mitologia scandinava, secondo un'idea moderna, un'idea che io reputo attuale, insomma.